Il Consiglio regionale guarda l'Europa e a Bruxelles negli ultimi giorni sono andati il Presidente Mazzeo e i componenti della Commissione Politiche Europee. Si è riunito lì, oltre al Parlamento, anche il Comitato Europeo delle Regioni, di cui fa parte lo stesso Mazzeo. Le altre commissioni hanno lavorato a Firenze per preparare gli atti che poi andranno in discussione in Consiglio. Faremo una sintesi di quelli principali. Nel 2023 ricorre il 60° anniversario dell'Ordine dei giornalisti e oltre all'evento romano del 3 febbraio scorso, la data esatta della legge che lo istituì nel 1963, ci sono incontri e convegni in tutte le regioni e così l'appuntamento nel solco della riflessione avviata con la festa della Toscana c'è stato il 10 marzo scorso a Palazzo del Pegaso a Firenze. E poi vi raccontiamo tanti eventi che trovano spazio ogni giorno anche nei nostri telegiornali e che hanno molto spesso grandi risvolti sociali, come la campagna di Fratres per la donazione del sangue e i premi per le tesi di laurea della Fondazione Gianfranco Salvini sulla neuroriabilitazione. Si è riunito il Parlamento degli studenti che ha dato voce anche all'Associazione Donna Vita Libertà impegnata in prima linea per i diritti e la libertà delle donne in Iran. Oggi diamo spazio subito alla proiezione europea del Consiglio regionale della Toscana, che emerge anche grazie al lavoro di una specifica commissione che in questi giorni si è di fatto trasferita a Bruxelles. Nella capitale europea c'era anche il presidente del Consiglio regionale, che fa parte del Comitato europeo delle regioni e ha partecipato per la prima volta ad una sua seduta. In questi due giorni abbiamo trattato tante questioni che riguardano la vita delle cittadine e dei cittadini della nostra regione, della Toscana. Abbiamo discusso relativamente agli affitti brevi in modo da poter offrire regole più chiare e maggiore trasparenza. E poi abbiamo definito una iniziativa tesa a ridurre l'uso di pesticidi in agricoltura in modo da sostenere le api che sono fondamentali nel nostro ecosistema. E infine la necessità di lavorare perché venga rimosso dovunque in tutta Europa l'amianto. E noi su questo come Toscana avevamo già iniziato a lavorare con un'apposita legge regionale. Infine l'impegno che mi prendo, e questo per una regione come la nostra è fondamentale, è che nella prossima sessione plenaria si discuta e si dica che siamo contrari all'etichetta sanitaria sui vini proposti dall'Irlanda. Siamo contrari perché questo è un modo sostanzialmente per toccare il nostro tessuto produttivo, la qualità delle nostre produzioni, e credo che ognuno di noi debba fare una battaglia perché resti anche in questo caso dalla parte giusta della storia, quella a sostegno di chi produce e di chi investe sui nostri territori. L'utilizzo dei fondi europei e le politiche di coesione, la transizione verde, la formazione, la questione solo apparentemente marginale dei lupi e dei grandi carnivori sono stati tra i temi principali dei tavoli di lavoro della Commissione Europea. Dice il presidente Gazzetti, abbiamo potuto approfondire importanti questioni emerse nel corso dei lavori della Commissione nei mesi precedenti, facendo tesoro di tutte le sollecitazioni che erano arrivate e soddisfazione anche dal consigliere di opposizione Veneri, che ha partecipato ai lavori. Oltre a Mazzeo è intervenuto anche il presidente della Giunta Giani. Facciamo un passo indietro e approfondiamo una decisione che era stata presa nell'ultima seduta del Consiglio regionale all'unanimità. È quella che formalizza l'esistenza della conferenza delle regioni e delle province autonome. È un passo avanti, formalmente necessario, di un percorso cominciato con l'istituzione della conferenza oltre 40 anni fa. Era il 1981. I consiglieri, come dicevamo, hanno votato tutti sì. Lo scorso 6 dicembre c'è stata un'intesa che è uscita dalla conferenza dei presidenti delle regioni, che ha avuto lo scopo di istituzionalizzare l'operatività della conferenza. All'interno di questa intesa sono state fissate le modalità di costituzione e anche il regolamento, nonché le finalità di questo organismo, e si è altresì previsto che ogni singola regione con propria legge vada ad approvare e a recepire questa intesa. In armonia quindi con quanto disposto dalla nostra Costituzione, ma anche dallo Statuto della Regione Toscana, ovvero che si favoriscano le intese tra le regioni e che queste intese siano recepite con legge regionale, oggi il Consiglio regionale ha con legge
approvato l'istituzionalizzazione e quindi la continuazione stabile di questa conferenza dei presidenti delle regioni, prevedendo anche una serie di norme di dettaglio, ma soprattutto recependo il contenuto di quell'intesa. Le regioni, con le varie riforme nel corso degli anni, hanno assunto sempre più potere, sempre più autonomia su sempre più temi, e hanno iniziato a confrontarsi tra loro, hanno iniziato a interloquire tra loro, giustamente, hanno iniziato a portare avanti anche battaglie comuni, perché spesso e volentieri una battaglia nasce in una regione ma è sposabilissima da un'altra, anche a differenza a volte di connotazione politica dei governatori, e quindi è un ente che ormai da tempo lavora in autonomia e in sinergia. Ci è sembrato giusto istituzionalizzarlo, è una richiesta tra l'altro che arriva da tutte le regioni, quindi sia dalle regioni governate dal centrodestra sia da quelle del centrosinistra, e crediamo che quest'atto serva a dare più dignità, più rappresentatività anche nei confronti del governo nazionale e a questo organismo che di fatto esiste ed opera nella quotidianità ormai da tempo. Ecco una sintesi dei lavori delle commissioni di questa settimana. La quarta, quella per l'ambiente, ha approvato a maggioranza la proposta di legge che fissa nuove regole per il rispetto dei valori del PM10 e del biossido di azoto nelle aree della Toscana, dove questi valori sono stati superati per un numero di giorni maggiore di quello consentito. Un provvedimento che per il particolato interessa la Piana di Lucca e alcuni comuni della Val di Nievole. La Commissione Sviluppo Economico ha dato l'ok al bilancio preventivo 2023 di Ente Acque Umbre Toscane. L'ente si occupa della progettazione ed esecuzione di opere di accumulo e distribuzione delle acque a scopo irriguo sia per il Ministero sia in base ad un accordo tra Regione Toscana e Regione Umbria. Si occupa anche di manutenzione delle opere pubbliche irrigue, modifica idraulica e infrastrutturale. La Commissione Sanità invece ha dato corso e gambe ad una legge approvata poche settimane fa a febbraio dal Consiglio, quella che impone il rispetto di esigenze sociali ai contratti pubblici, una legge considerata dai suoi promotori molto innovativa. Ma soprattutto la Commissione, dopo il dibattito dei giorni scorsi in aula, ha affrontato la questione del trasporto sanitario con i due provvedimenti che hanno ridisegnato il servizio, uno sul trasporto sanitario e uno su quello delle persone fragili. Oltre al dirigente della regione c'erano l'ANCI, l'Associazione dei Comuni, e le organizzazioni di volontariato, un argomento che certamente riprenderemo nei prossimi giorni. Gli strumenti di finanziamento comunitario per il settore culturale è stato il tema al centro del dibattito della quinta commissione, insieme ai responsabili del settore autorità di gestione della regione Toscana. Nei fondi europei c'è un'azione specifica per le imprese culturali che vale 12 milioni. L'informazione è un bene prezioso, addirittura è un fondamento della nostra democrazia. Il ruolo dei giornalisti e dell'informazione professionale è centrale e necessario. Così a Firenze, nei giorni scorsi, si è celebrato il 60° anniversario della legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti. Quali sono soprattutto i temi sul tappeto oggi? Dov'è in difficoltà la professione? La professione è in difficoltà per motivi, diciamo, di carattere economico, perché è difficile farsi remunerare il lavoro giornalistico da parte dei giornalisti e anche da parte delle aziende, e poi per un'arretratezza legislativa che ci trasciniamo dietro e che anzi recenti iniziative parlamentari hanno aggravato. Ci vorrebbe una riforma, una nuova legge? Ci vuole una riforma per innovare il modo con cui è possibile fare la professione, perché la legge lo regolamenta e quindi noi siamo sottoposti a queste norme, però è una legge che è stata fatta 60 anni fa, forse è il momento di cambiarla. È cambiato già tutto intorno a noi? È cambiato già tutto, è cambiato più volte. L'unica cosa che non vogliamo cambiare sono i principi, che sono principi meravigliosi, straordinari, che ci vincolano al rispetto della verità, al rispetto delle persone e alla corretta deontologia. Non è un'iniziativa isolata o fine a se stessa questa, è la tappa di un percorso che già era cominciato il 30 novembre con la festa della Toscana, che è stata dedicata alla libertà di espressione. Abbiamo deciso di dedicare la festa della Toscana all'articolo 21 della nostra Costituzione, perché oggi ancora di più è fondamentale che ci sia libertà di espressione. Guardiamo quello che sta accadendo in Iran, ma anche in Russia,
durante questa guerra che sembrava così lontana da noi ma alle porte dell'Europa. Ecco, io penso che la libertà d'espressione in questo caso sia come un fiore che va innaffiato giorno dopo giorno e non va mai dato per scontato. Quindi sono qui per festeggiare i 60 anni dell'Ordine dei giornalisti, per dire grazie a ciascuno di voi per l'importante lavoro che svolge e per dire che l'istituzione Consiglio regionale è al vostro fianco, perché ogni informazione che mettete a disposizione, che valutate criticamente, è un modo perché un cittadino possa essere più libero di fare le proprie scelte. C'è ovviamente una declinazione toscana di tutti questi temi, ma in fondo non è molto diversa da quella nazionale. In Toscana i problemi sono gli stessi che a livello più ampio, a livello nazionale, o c'è qualche specificità? No, purtroppo i problemi che attraversa la professione in Toscana sono gli stessi a livello nazionale. Oggi abbiamo cercato di affrontare e porre sul tavolo del Presidente nazionale Bartoli alcune questioni importanti. A me sta a cuore particolarmente il precariato, che è purtroppo una piaga della nostra professione, che sta avendo una profonda trasformazione, perché comunque l'utilizzo delle tecnologie ha profondamente trasformato il nostro approccio, o comunque l'approccio di chi è il fruitore finale delle informazioni. Ormai siamo bombardati da qualunque tipo di informazione, ma noi come giornalisti abbiamo il dovere e l'obbligo di essere comunque sempre preparati, perché dobbiamo rispondere a delle norme deontologiche, alle norme di etica, che devono far sì che noi dobbiamo essere sempre verificare qualunque tipo di informazione. Come si fa ad uscire da questa crisi? Innegabilmente c'è adesso. Bisogna che anche la politica ci dia una mano e riformi, la nostra professione, nel senso di dare anche dei contributi veri, ma soprattutto bisogna che tutti i giornalisti, quelli che fanno informazione, che come voi sono in prima linea sulla cronaca, siano compensati, diciamo, nella maniera giusta. Certamente non parlo per l'emittente che mi sta ospitando, ma dico in generale ci sono situazioni molto difficili, anche i colleghi della carta stampata in questo momento soffrono, e per via della solidarietà che abbiamo dovuto firmare per evitare i licenziamenti ci rimettono diversi soldi ogni mese. In alcune scuole della nostra regione è in corso poi un progetto per educare i più giovani a riconoscere le fake news, le notizie false o inverosimili. È un progetto che va nelle scuole superiori toscane, sono due moduli di 2 ore ciascuno che facciamo di solito nelle quarte classi. Nella prima parte diamo una panoramica sulle fake news storiche, addirittura la morte di Napoleone data anzitempo, oppure che sulla Luna c'era un paradiso terrestre. Poi diamo gli strumenti per cercare di capire come fare a riconoscere delle fake news. La seconda parte è ancora più interessante, perché riguarda i video e i rischi per i giovani, per gli adolescenti, di utilizzare questi video. Quante notizie trovate su internet ogni giorno? Tante. Vi interessano? In realtà nemmeno troppo, però ti stuzzicano, quindi ti viene. Ma è vero che le notizie inverosimili sono quelle più gettonate e più richieste? Sì. Perché? Sì, sì. Perché non sono normali e quindi niente, siamo curiosi e ci porta a scoprire un pochino più che è successo. Ma vi chiedete sempre se sono vere o no quelle notizie? Certo, quello sì. Che strumenti utilizzate per separare il vero dal falso? Strumenti si usa... La testa? La testa si usa. Cioè, se si capisce a logica è una cosa proprio un po' tornare. E se non si capisce subito? Ci fidiamo, però bisogna solo fidarci. Perché è importante distinguere il vero dal falso nelle tante informazioni che ricevete e consultate ogni giorno? Secondo me comunque si deve avere un collegamento dell'informazione alla realtà, cioè un'informazione che te leggi su un sito deve essere coerente alla realtà. Dove vi informate voi ragazzi? Principalmente su internet, su Google, su social. Con quali strumenti su internet? I social? Sì, molto probabile. Cioè. E date credito a quello che leggete o ci pensate su? Ci si pensa e si un po'... Poi ci sono fake news, cioè ci sono cose che si notano. Perché investire in questo progetto? Perché può essere molto utile e interessante per dei giovani ragazzi? Perché siamo in un mondo in cui siamo dominati
dall'overload, dalla sovrabbondanza di informazioni, ed è bene cercare di fare un po' di ordine e capire non solo l'importanza dell'ordine dei giornalisti, ma anche l'importanza dei giornalisti stessi. Quindi cercare di capire che il giornalista oggi è importante perché garantisce appunto una veridicità, una deontologia dell'informazione che altrimenti, se non verificata, può anche produrre dei danni in termini di cittadinanza attiva. Barare il velo dal falso, che consiglio dà un insegnante ai propri studenti? Allora, sicuramente verificare sempre la fonte, fare fact checking, è molto facile farlo, basta avere la volontà di farlo, e cercare di distinguere le testate che sono rispettabili da quelle che non lo sono. Grazie. Caso, sicuramente è molto rispettabile. Restiamo insieme ai più giovani, quelli che fanno parte del Parlamento degli studenti, che si sono riuniti in questi giorni per la loro seduta plenaria con un'attenzione particolare ancora una volta ai diritti negati alle donne in Iran, invitando gli attivisti dell'associazione Donna Vita Libertà. Ho ritenuto importante invitare l'associazione a parlare di un quadro generale della storia iraniana e insomma delle donne in generale, proprio perché è importante diffondere la notizia e non lasciarla soltanto alla banale retorica del vogliamo starvi vicino, ma fare qualcosa, diffondere la notizia e diffondere con i nostri mezzi social, eccetera, quello che possiamo fare. Una studentessa realizza anche un progetto grafico, l'otto dedicato a Nika Shakarami, la 17enne uccisa, per un video in cui cantava senza velo. Cantava una canzone d'amore del 1968 che è stata presa dalla polizia morale, uccisa, brutalmente uccisa, e il cadavere è stato trovato dopo 10 giorni. Questa grafica va a rappresentare appunto lei usando vari tipi di design, vari tipi di grafiche che vengono usati adesso in modo di rivolta dai grafici e gli artisti iraniani. Ho deciso di usare le carte dei tarocchi, partendo molto dal simbolo del lotto. Ho usato l'otto di coppe, che è la carta della speranza, fa parte degli arcani minori. Parla di speranza, come speranza che questa cosa possa cambiare, la necessità che questa cosa debba cambiare e che si arrivi a una parità di diritti essenziale in questo momento, che magari sembra ancora lontana, ma che le persone vogliono con ardore. Era stata un'altra studentessa ad introdurre in pubblico l'argomento, facendo riferimento ai fatti, alle storie drammatiche della persecuzione del regime. E ho citato sia la ragazza che Beatrice, la mia collega, ha rappresentato nel suo disegno, quindi Nika, sia la ragazza per la quale è nato tutto questo movimento, si chiama appunto Masha Amini, una ragazza di 22 anni che è stata brutalmente uccisa a settembre del 2022 per non aver, diciamo, in qualche modo portato correttamente il velo, quindi non un'assenza del velo ma una questione di centimetri. E ho voluto fare l'omaggio in questa giornata perché il paradosso di questo regime nel suo esempio è lampante. Spazio, come dicevamo, anche agli attivisti dell'associazione Donna Vita Libertà. Erano stati protagonisti già l'8 marzo nella cerimonia dedicata a tutte le donne, che abbiamo documentato ampiamente nella scorsa puntata, ancora disponibile on demand sul nostro sito o su quello del Consiglio regionale. Siamo qui per sostanzialmente dare voce alle proteste, alla rivoluzione che è in corso in Iran. E sensibilizzare e un po', diciamo, fare da portavoce nei confronti dei ragazzi, e volevamo parlare un po' di quello che sta succedendo in Iran, ma contestualizzandolo nel contesto storico, sociale in cui è nata, per renderlo un po' più tangibile. Sono stati uccisi numerosi ragazzi proprio delle scuole, all'interno delle scuole. Una protesta che è molto sentita proprio tra i giovanissimi, minorenni addirittura. Quindi informare loro, io penso che proprio loro, vedendo questi ragazzi, possono avere un'empatia che è maggiore rispetto forse anche a un adulto.
Lo slogan è incisivo: sei forse alla ricerca della felicità? Fratres Toscana può aiutarti, donare sangue, la ricetta della felicità. Ancora più efficace è il contenuto della campagna di sensibilizzazione su un tema quanto mai attuale, che è stata presentata qui nella sede del Consiglio regionale e che viene veicolata soprattutto nelle farmacie. Abbiamo voluto tentare sulle farmacie, cioè in questi luoghi che comunque sono frequentati da numerosissime persone, molte delle quali magari anche sensibili a questo argomento che è la carenza appunto del sangue, come abbiamo registrato soprattutto nell'anno 2022. E quindi nell'intento di cercare di prevenire quello che l'anno scorso è stato un brutto momento per la grossa carenza delle donazioni, ecco che abbiamo messo in campo da qualche giorno a questa parte questa nuova campagna. Alla presentazione, in vista dell'Assemblea regionale in programma a fine mese ad Arezzo, intervengono il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Commissione Sanità, che ascoltiamo. C'è bisogno di donazioni, c'è bisogno di nuovi donatori. Noi sappiamo che la Toscana ha una grande realtà di associazioni che riescono a tirare, a convincere tante persone a andare a donare, però non siamo ancora sull'autosufficienza di sangue, che sarebbe un obiettivo veramente importante da poter raggiungere. Sappiamo che è importante donare sangue, è importante donare il plasma. E allora, ecco, questa iniziativa di Fratres oggi è un'iniziativa fondamentale, perché appunto la Fratres, come le altre associazioni, hanno un ruolo di andare a cercare i donatori, a parlare con ognuno di noi, con i ragazzi più giovani, anche in vista delle future donazioni, con le famiglie, con le scuole, per far capire anche con piccoli gesti, anche quando si compra il pane, anche quando appunto si va in farmacia ora a comprare un farmaco, ricordarsi poi che con un piccolo gesto si può aiutare le persone quando stanno male, il sistema sanitario a funzionare, la produzione di farmaci importanti per la salute di tutti noi. Restiamo nell'ambito della sanità con la cerimonia di consegna dei premi per le migliori tesi di laurea sulla neuroriabilitazione assegnate dalla Fondazione Gianfranco Salvini, che è stata fondata nel 2019 dalla Clinica di Riabilitazione Toscana e che opera senza fini di lucro con finalità di solidarietà sociale. La cerimonia si è svolta il 15 marzo e c'erano due presidenti di commissione, Sostegni e De Robertis. Farlo all'interno delle istituzioni significa che le istituzioni accompagnano i giovani in un percorso che non solo è quello di ricerca, ma di investimento su se stessi e sul nostro futuro. La Fondazione Gianfranco Salvini, dopo aver promosso una serie di progetti estremamente importanti in campo riabilitativo, ha deciso 2 anni fa di dedicarsi proprio ad incentivare la ricerca per i giovani, cercando anche di investire le risorse che la Fondazione ha a disposizione per favorire proprio la ricerca, per favorire la ricerca e per favorire quelle che sono le buone idee che nell'ambito della neuroriabilitazione possono nascere dagli studi, dalle tesi fatte dai ragazzi. Sono 5 gli studenti premiati. Il premio principale era destinato alla tesi di specialisti in medicina fisica e riabilitativa. L'ha ricevuto Stefania Spina dell'Università di Foggia. La tesi che mi ha portato poi alla vittoria di questo premio riguarda l'utilizzo di una tecnologia a base di sensori inerziali applicata alla valutazione del paziente con ictus. Quello che ho fatto è stato appunto aggiungere questa tecnologia alla valutazione di questi pazienti e ci ha permesso di avere dei dati in più per valutare una di quelle attività più frequenti della vita quotidiana, che è appunto il turning, la capacità di girare del paziente, e questi sensori appunto ci hanno dato dei dati in più per valutare fattori di rischio, di caduta e altro, e ci hanno permesso appunto di avere un follow up del paziente migliore. Gli altri 4 riconoscimenti per lauree triennali nella classe delle professioni sanitarie e della riabilitazione sono andati a Gloria Mataldi dell'Università di Tor Vergata, Sofia Gandolfi di Padova, Lorenzo Balducci di Torino, Elisabetta Valentini di Siena. Infine lo sport, quello dilettantistico, che qui in Consiglio regionale trova sempre più spazio negli ultimi mesi e visibilità. Adesso è la volta della società calcistica Virtus Santa Maria Monte, che festeggia i suoi 100 anni di vita. Tra i suoi campioni spicca il nome di Romano Fogli, che vinse lo scudetto col Bologna di Bernardini, ottenne tanti successi internazionali con il Milan e ebbe anche 13 presenze in nazionale. Poi è stato allenatore di lungo corso. Questa per noi è un'emozione importante, anche perché non pensavamo di poter essere accolti in una cornice così e di avere dei riconoscimenti per noi piccoli
società dilettantistiche importanti, perché insomma fa sempre piacere che qualcuno insomma ci onori di una targa per i nostri 100 anni. Continuiamo qui presso Palazzo del Pegaso a celebrare i centenari delle squadre di calcio e di sport della nostra Toscana. Ci eravamo prefissati un obiettivo, quello di aprire quotidianamente il palazzo al mondo reale. E lo sport cosiddetto, che poi in realtà non lo è, cosiddetto minore, è un aspetto determinante per la socializzazione, per far crescere bene i nostri ragazzi, per trasmettere dei valori importanti. Noi ci rivediamo venerdì prossimo, 24 marzo, oltre a Regionando, in onda ogni settimana nel weekend, ricomincia anche la nostra trasmissione Il Mio Consiglio con il presidente Mazzeo, che risponde in diretta a tutte le vostre domande.